Innanzitutto, se l'emozione ce l'ha il Presidente, che è abituato a lavorare su questo tavolo, capite quanta ne posso avere io in questo momento nel parlare di fronte a una commissione comunale, di fronte ai colleghi, di fronte alla stampa. Quindi mi perdonerete se ogni tanto magari toppo o perdo il filo del Ma discorso. succede. Grazie. Ringraziamo il Presidente. Ringraziamo il Presidente delle parole che ha detto perché ha, con estrema chiarezza, con estrema lucidità, rappresentato il quadro della situazione. Quindi veramente c'è da aggiungere ben poco. Però lo facciamo. Questa vicenda va inquadrata, come giustamente ha fatto il Sindaco, da un punto di vista politico e da un punto di vista tecnico. Dal punto di vista tecnico la legge oramai è stata sviscerata in tutti i modi possibili. Il Sindaco ha giustamente ribadito che è un prestito. Perché di questo si tratta? Perché lo Stato mette 75 milioni, che tra l'altro faccio notare ai signori consiglieri comunali, i 75 milioni vengono sottratti dal fondo previsto per le insolvenze delle amministrazioni comunali. Quindi l'amministrazione paga due volte, cioè lo Stato non ci mette nulla, sono sottratti a questo fondo che voi ovviamente conoscete molto meglio di me. È un prestito, 75 milioni da dividere fra gli 8, 9, quelli che saranno, quelli che hanno chiesto. Il prestito va restituito in 30 anni, con degli interessi previsti dalla legge, in un modo molto rigoroso. E questo, vabbè, ovviamente l'aspetto negativo, il punto a cui faceva riferimento il sindaco, ci sono le famose due lettere, perché poi è un articolo di legge, un articolo, l'articolo 11. Con tutti i suoi vari commi e le sue varie lettere, ci sono due lettere che ci riguardano direttamente e al quale anche, come ha fatto una dichiarazione Villari, che è diretto emissario del governo nel Consiglio Comunale, il senatore Villari ha detto che in effetti ci sono dei rischi per i lavoratori, perché i famosi punti G e punto F, correggetemi se sbaglio, dicono chiaramente che bisogna intervenire sull'integrativo, quindi l'integrativo in essere va assolutamente abolito, le paghe vanno considerate sui minimi tabellari previsti dal contratto nazionale, ed è triste dirlo, ma noi siamo lavoratori, come già oramai veramente è diventato dominio pubblico. Il migliore di noi non arriva a 2.000 euro, il peggiore di noi sta sui 1.400, comprensivi di un 35%. Però signori, un professore d'orchestra, non voglio parlare neanche di me che sono artista del coro, ma un professore d'orchestra per sedersi su una sedia di fila del violino studia 10 anni. Non è un mestiere che si inventa. I tecnici che stanno sui 1.400, 1.500, 1.600, che è fortunatissimo, hanno un mestiere che non si impara in pochi giorni, è un mestiere che si fa negli anni. È assurdo mortificare queste professionalità. Comunque, voglio cercare di non perdere il filo. Quindi i rischi reali ci sono, perché quello lo prevede. E c'è una nota del 23 dicembre, a firma del commissario Pinelli, perché poi il ministro ha nominato il supercommissario di tutta questa vicenda, che è questo signor Pinelli, che viene dalla ERG, che con un indirizzo ovviamente aziendalista, dice pane pane, vino al vino. Signori, nel momento in cui voi entrate e ci fate la richiesta, il 30° giorno successivo all'accettazione di questa richiesta, questi integrativi cadono, non ci sono santi. Quindi è irrealistico credere, come ci vogliono far credere, che poi si troveranno le soluzioni per salvaguardare. Alla fine, ce lo hanno detto dal primo giorno di agitazione che abbiamo fatto in teatro, dal primo giorno si sono venuti a dire, addirittura impegno scritto del Consiglio di amministrazione, lettera del 5 ottobre, provvederemo a salvaguardare stipendi e occupazioni, ma come? Come? Non c'è una carta, non c'è un foglio, non ci sono 5 righe in cui ci si spiega realmente che cosa significa salvaguardare o come salvaguardare stipendi e occupazione, perché anche sull'occupazione si incide, perché con altrettanta chiarezza loro vogliono la diminuzione fino al 50%, non una percentuale 5-10, no, il 50% di tecnici amministrativi. E
e la razionalizzazione di tutti i comparti artistici. Invece è sfuggita e continua a sfuggire a molti l'ultimo comma di questa legge. Guardate, articolo 11,20 bis. Per il triennio 2014-2016 una quota del 5% del Fondo Unico dello Spettacolo destinato alle fondazioni lirico-sinfoniche è destinata alle fondazioni che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti. Allora c'è una dimensione negativa di questa legge, ma ce n'è una positiva. È chiaro che se noi andiamo a chiedere l'elemosina perché stiamo in situazione di amministrazione in dissesto, e andiamo a chiedere il prestito, non credo che poi potremmo andare lì e dire siamo virtuosi, quindi ci date anche il 5%. Allora perché non ci si impegna a valorizzare questo comma? Sapete a chi rimangono questi? Torino, Venezia, ovviamente Milano, Parma, ad alcuni, tre o quattro, stanno lì. Allora quelli non solo continuano a navigare giustamente nella loro sana amministrazione, ma si godono anche per tre anni il 5% del FUS, che non è poco, perché il FUS, pure se l'hanno ridotti a mini termini, tipo viaggiamo intorno ai 300 milioni. Allora, quella che non è accettabile è la cecità, l'ostinazione, la cecità con cui c'è l'approccio che c'è stato e che ci continua a essere nei confronti di questa legge. E voglio dire un'altra cosa. Sempre a proposito della legge, a noi ci è stato detto che i bilanci di questo ente da 4 anni sono in pareggio, perché è scritto in una lettera che la sovrintendente nel 15 ottobre ha mandato al Ministero per avere chiarimenti appunto sull'applicazione o meno della legge. Nella lettera, perdonate, la trovo, eccola qui. La sovrintendente dichiara che la fondazione non versa nelle condizioni di cui all'articolo 21 della legge del 96, che sarebbe la legge costitutiva delle fondazioni, che è un articolo che dice appunto se sei in condizioni di dissesto che vai. La legge... Ma la cosa più bella è quella che segue, visto che la medesima fondazione non si trova nella condizione di non poter far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, in quanto questi sono coperti da altrettanti crediti certi ed esigibili. Allora, signori, i crediti stanno qua. Questo è il prospetto, l'ultimo prospetto di quest'anno che ci è stato presentato da questa amministrazione. C'è scritto che i nostri crediti sono 29.525.407 euro. Eccoli qui. Voce per voce. Chi sono i nostri maggiori creditori? Regione POR e speciale gestione 2012 3.5 milioni. 2013 7.5 milioni. Fondazione Campania dei Festival 2009. Lasciamo stare, 2010 1.198.000, 2011 2.774.000 più 600.000, 2012 1.302.000 più 2.212.000. Allora, di che vogliamo ragionare? Io dico, se un'amministrazione non è capace di recuperare, non dico tanto, ma la metà di questi crediti, è chiaro che poi deve andare a fare l'elemosina al Ministero. Ma di questo si tratta. I revisori, allora, la società di revisione del bilancio, badate bene, non i nostri revisori, la società, PVC, Napoli, 14 giugno 2013, Prince Walter Coopers SPA. Benissimo. Sapete cosa dice? Il sovrintendente nella relazione sulla gestione indica che la fondazione, a causa del ritardo nell'incasso dei propri crediti, ha dovuto ritardare il pagamento dei propri debiti. Il perdurare di tale situazione potrebbe incidere sulla continuità operativa della fondazione, oltre a produrre rilevanti oneri finanziari. Risulta peraltro necessario che la fondazione incassi con regolarità i propri crediti
e venga adeguatamente supportata finanziariamente dai soci fondatori. Allora, di che vogliamo ragionare? Questi signori ci stanno portando a una situazione di esasperazione, perché ha detto bene il sindaco, lì ci sono 300 famiglie che da settembre-ottobre stanno così, come sto io adesso. E non è accettabile. Non è accettabile perché noi il nostro lavoro negli ultimi anni lo abbiamo fatto alla grande. Perché tutti sapete che questo teatro negli ultimi anni va in giro per il mondo a raccogliere consensi. Il sindaco è stato testimone, quando siamo andati a San Francisco, dell'accoglienza che abbiamo avuto. Allora io vi dico, ma questa città merita questo, questa regione merita questo. Perché il valore di questa musica che facciamo non è soltanto nella storia, non è soltanto in quello che abbiamo scritto nel 7 e nell'Ottocento. Il valore è adesso, è nel futuro. Perché se non si capisce che il teatro è il positivo di questa città, è il positivo di questa regione. Questo teatro è un presidio civile, è un momento di aggregazione reale, concreta. È la pagina bella con cui si può andare in giro per il mondo. Perché non ci possiamo andare con la terra dei fuochi, cazzarola. Ma è difficile, è tanto difficile da capire. Allora la difesa di questo teatro non è solo la difesa di noi. Perché noi possiamo seguire la sorte di tanti altri lavoratori, di tante altre aziende in crisi. Non siamo mica la prima azienda che va in crisi, se siamo in crisi. Il futuro è di questa città, il futuro è di questa regione, è la capacità di pensare veramente a un'Italia nuova, perché da qualche parte deve cominciare questa Italia nuova, non può rimanere soltanto sulle parole. Allora l'Italia nuova, e concludo, l'Italia nuova comincia a puntare sulle eccellenze, perché noi sicuramente il nostro futuro non sarà più un manufatturiero. Se è vero che il nostro tesoro sono i beni culturali, se è vero che questo è il nostro tesoro e noi in Campania praticamente ce l'abbiamo sotto i piedi, e ce lo mettiamo a volte anche sotto i piedi, allora questo teatro è uno degli elementi che può essere da volano per un'impresa reale, concreta, nostra, della città, della regione. Questo vogliamo, che la città, e che quindi prego tutti voi consiglieri, capiate che non è un problema soltanto dello stipendio mio o di qualcun altro, il problema è del ruolo che deve avere. E se questa città si deve riappropriare di questo teatro, lo deve sentire suo, lo deve sentire veramente suo, come anima viva, venite tutti i giorni, venite a mettere il naso, venite a chiedere, fate, non vivetelo. Non vivetelo come un corpo separato. Quel teatro siamo noi, siete voi, è la città. Grazie. Le chiedo solo una cortesia, se potrebbe lasciarmi agli atti della commissione quella documentazione che l'ha appena illustrato. La ringrazio.